della cooperazione concerne fondamentalmente quello che Mises considera in realtà il tema specificatamente dei fini diversi. Jesus Huerta de Soto appunto parla del mezzo, del fine, e quindi in realtà la cooperazione tra uomini non può altro che essere una cooperazione sviluppata sulla base di fini diversi. Non si potrebbe neanche parlare di cooperazione se avessimo tutti gli stessi fini, perché in realtà è vero che, cioè, uno potrebbe dirmi, ma la cooperazione può nascere nel momento in cui tutti gli individui hanno gli stessi fini, e però in realtà non è una cooperazione più plurale. Se tutti cominciano ad avere gli stessi fini, tutti hanno gli stessi specifici obiettivi, che cooperazione plurale è? E quindi in realtà la cooperazione non può altro che essere un fattore sociale che si basa su una pluralità di fini e quindi anche sul compromesso. Ecco perché il tema liberale gioca anche sul compromesso, nel senso che siamo tutti esseri umani che appunto tendono a cooperare tra loro e quindi anche a entrare in rapporti di compromesso. In fin dei conti, quindi anche in realtà la stessa relazione anche che in certo qual modo se nasce tra la domanda e l'offerta è in realtà una relazione di compromesso. Però è anche naturale che fondamentalmente ci sia in gioco la skills, pratica, tecnica che uno può offrire all'interno del mercato, quindi sottolinea Mises, ognuno ha dei bisogni che in realtà non sono altro che dei desideri che uno ha, perché appunto non siamo nelle utopie, nell'utopia, nell'Eden paradisiaco non c'è bisogno del desiderio, non c'è bisogno del fine in questo senso, perché appunto i fini sono già compiuti. Quindi Mises asserisce che da questo punto di vista in realtà il socialismo non può funzionare in questo senso, perché secondo Mises il socialismo vuole applicare il mondo dei desideri, che però non può esistere. In fin dei conti l'esistenza ci riguarda tutti, e quindi in realtà la scarsità è reale. Perché la scarsità è reale, noi dobbiamo intenderci in questo senso, cioè intenderci in che senso? Mises parla del senso del calcolo propriamente economico, cioè noi non possiamo pensare che il mondo sia perfetto in questo senso, perché la presunzione del mondo perfetto è quella presunzione tale per cui in realtà pensiamo che tutto possa compiersi in un determinato modo, in un determinato verso. E quindi fare delle previsioni sicure verso il futuro che tendano a una perfezione totale. E questo in realtà, dice Mises, non può essere, perché in primo luogo la scarsità è reale ed effettiva. Solo le utopie fanno queste previsioni come se tutto andrà in un certo verso e non in un altro. E quindi in realtà da questo punto di vista Mises dice: il calcolo economico riguarda anche l'imperfezione. Noi dobbiamo cercare di comprendere questa imperfezione sulla base di ciò che abbiamo, sulla base della realtà, non dell'Eden paradisiaco. In questo senso, quindi, in realtà noi dobbiamo cercare di cogliere le opportunità che la realtà ci può dare sulla base anche delle interazioni, degli scambi. E proprio in questo senso, quindi, la proprietà privata, ad esempio, a 16 mesi entra in gioco. Perché se noi giochiamo sulla proprietà privata, anche quindi in realtà sulle skills tecniche che uno può sviluppare, perché noi stessi siamo proprietari di noi stessi e possiamo svilupparci, possiamo progredire attraverso questo sviluppo, attraverso l'accrescimento delle nostre skills, noi potremo metterci in gioco sempre meglio. E questo non significa danneggiare gli altri, sottolinea Mises, anzi in realtà significa tutto il contrario, significa in realtà promuovere la stessa cooperazione, promuovere e incentivare gli altri, perché in fin dei conti, come peraltro ho detto anche in un mio video passato, la cooperazione non è altro anche che competizione. Quindi in questo senso, da questo punto di vista, Mises asserisce: laddove c'è calcolo economico c'è proprietà privata, e la proprietà privata esiste proprio perché ci permette il calcolo economico, e quindi in questo senso ci permette anche di capire quali sono i costi effettivi rispetto a un'attività e quali no, e in questo senso anche ci permette quindi in realtà di capire chi siamo da questo punto di vista, cioè cosa possiamo dare, cosa possiamo migliorare di noi stessi. Nell'utopia questo non avviene, perché l'utopia è già tutto perfetto, è già tutto determinato, predeterminato in un certo modo, però in realtà noi siamo nel mondo effettivo, nel mondo reale, come può essere qualcosa di predeterminato alla base? E da questo punto di vista quindi Mises è colui che sostiene che sebbene quella predeterminazione possa essere la perfezione, non può esserci in questo mondo, e quindi in realtà noi dobbiamo confrontarci con l'assenza, dobbiamo confrontarci con l'imperfezione, sempre però ricordando che dobbiamo crescere. Ecco perché, dice Mises, le azioni umane sono importanti, perché se noi cominciamo a non pensare più, se noi cominciamo a non riflettere più, se noi cominciamo ad abbandonarci come dire, a noi stessi, noi non trarremo beneficio da tutto ciò, perché in realtà gli unici che possono fare bene siamo noi stessi. Fare bene come? Attraverso le nostre azioni, attraverso
la riflessione attraverso il pensiero, e quindi sottolinea Mises, la società non è altro che il prodotto del movimento degli esseri umani che si legano tra loro e quindi cooperano tra loro, e la cooperazione è la cosa più importante che ci possa essere in questo senso, perché ci riguarda tutti e ci mette in gioco in fin dei conti, sottolinea Mises. Ci mette in gioco come? E ci mette in gioco spingendoci, incentivandoci. In un certo senso Mises è un autore che punta sul tema dell'imprenditorialità, l'imprenditorialità che non può esserci se non c'è l'altro. E quindi l'altro in realtà è un motivo di spinta, è un motivo che ci indica anche la via da seguire, se vogliamo, sulla base anche dei nostri scopi, dei nostri fini, che affatto devono essere uguali per tutti, sottolinea Mises. È proprio perché, appunto, come dicevo prima, i fini possono essere diversi, che ci può essere incentivo nell'avere fini diversi, nel senso che se c'è la possibilità di avere fini diversi, cioè se ognuno è diverso, c'è la possibilità anche di scoprire nuove vie, c'è la possibilità appunto della novità, della scoperta. In realtà è proprio il fatto che ci sia scoperta poi che ci permette anche di stare meglio il rapporto con l'altro, perché se noi abbiamo un fine e l'altro ha un fine, abbiamo fini diversi ma simili, possiamo entrare in contatto con l'altro, e proprio perché abbiamo fini diversi che tendono alla stessa cosa ma non precisamente, potremmo anche scoprire qualcosa di uguale, o meglio qualcosa di uguale nella diversità, però che poi intendiamo in modo diverso. E quindi in realtà da lì poi nasce anche il lavoro tecnico-scientifico, da lì nasce anche la scienza, da lì nascono anche le dimostrazioni, e in fin dei conti, dice Mises, ciò che noi sappiamo è fondamentale, però è importante mantenere il punto di vista critico rispetto a ciò che sappiamo, ricordandoci però che i fatti restano fatti, e i fatti che appunto sono fatti ci insegnano molto rispetto a ciò che possiamo fare successivamente. In questo senso quindi Mises asserisce, è importante ricordarci il fatto concreto, la pragmatica ci indica la via. Ci indica la via tanto nei rapporti quanto nel movimento che possiamo fare all'interno della società, ricordandoci quindi che in realtà siamo individui che sanno molto poco, che possono crescere tra loro e possono fare assolutamente delle azioni, perché la scelta è libera, e poi sta agli individui decidere che cosa fare, sta agli individui quindi il principio della responsabilità della scelta. Ecco perché Mises in questo senso è molto, da questo punto di vista, legato a Aristotele, a quello che dice Aristotele nell'Etica Nicomachea, cioè che la scelta riguarda la responsabilità, e perché la società in fin dei conti riguarda gli individui tra loro, quindi non ci può essere reale società senza gli individui, e quindi se non ci può essere società senza gli individui, ci deve essere una società formata da individui. Ecco perché quindi la responsabilità concerne gli individui, perché gli individui scelgono, se senza scelta non ci potrebbe essere società, e quindi gli individui permettono alla società proprio grazie alla scelta e quindi anche alla responsabilità. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se il video non vi è piaciuto mettete non mi piace. Vi saluto, ciao.